Tutelare i cittadini e promuovere azioni e attività in loro favore. È questo l'obiettivo che spinge le 5 associazioni dei consumatori delle Marche ad un impegno quotidiano per aiutare le persone a riconoscere ed evitare truffe e raggiri, ma anche ad acquisire consapevolezza dei propri diritti ed esercitarli attraverso i canali associativi. Grazie all'importante contributo della Regione Marche, lo scorso anno è stato realizzato un sito internet consumarche.it, utile e intuitivo, uno strumento che permette all'utenza di trovare con estrema facilità gli argomenti ricercati. Qui è possibile trovare anche lo sportello competente per territorio ed una utilissima sezione guide dedicata, ad esempio, alla merce contraffatta, agli acquisti online in sicurezza, al mercato dell'energia e alle truffe telefoniche. Anche la nuova attività di comunicazione attraverso gli sportelli è sostenuta dalla Regione, grazie alla sensibilità del vicepresidente con delega alla tutela dei consumatori Mirko Carloni. Si tratta di una campagna pubblicitaria che permetterà di proseguire l'aggiornamento del sito, di effettuare una promozione digitale su Google e Meta e di creare materiale grafico e affissioni online. I diritti dei consumatori passano per la conoscibilità di questi diritti e quindi questo sito Consumarche, che diventa un luogo di informazione, di trasparenza per tutto quello che possono essere le truffe e i diritti dei consumatori rispetto al mercato, rispetto alle aziende che fanno un'attività sleale, è una, secondo me, un fatto di civiltà, è un passo avanti importante. Quindi con tutte le associazioni che rappresentano i consumatori nelle Marche abbiamo deciso di dare vita ad un progetto che è appunto questo di Consumarche, che lo slogan da oggi lo sai, proprio per la consapevolezza che deve esserci in questo settore. E devo dire che sia con gli sportelli fisici che da oggi con questo sito online si dà un segnale reale di attenzione da parte della Regione Marche ai consumatori marchigiani. Fino ad oggi le associazioni dei consumatori hanno recuperato oltre 133.000 euro a fronte delle circa 1.000 pratiche gestite. Gli sportelli finanziati sono 12 e nelle nostre sedi i cittadini possono trovare dei professionisti preparati per poter aiutare nel dirimere quelle controversie che quotidianamente devono affrontare. Inoltre lo sportello stesso diventa un punto vero e proprio di presidio territoriale e vengono coperte tutte e 5 le province della Regione Marche, quindi il nostro obiettivo è quello di non lasciare nessuno escluso. Vogliamo quest'anno potenziare gli strumenti che abbiamo già realizzato e attraverso lo slogan "Da oggi lo sai", quello che vogliamo rendere chiaro per i cittadini è sapere a chi si possono rivolgere, dove possono trovarci e sapere le informazioni e implementare la conoscenza sulle buone pratiche che sono necessarie per poter affrontare il mondo consumeristico che ad oggi è diventato una vera e propria giungla.